capobastone, Agagagagra. Ciao a tutti, io sono Carretto J e siamo qua su un nuovo video di horror, di un gioco horror che ha fatto il mio amico Favijuei, il mio amico Favijuei. Vedete, c'è scritto Outlast, contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento, vesti i panni di Mille Super Shore. E non ho letto, me l'ho fatto in tempo. Mio cugino mi ha detto: no, Dead Space non è per te, è troppo facile Dead Space. Quindi lui ha capito che io sono un grande giocatore e mi ha detto: no, devi provare Outlast perché è molto più bello. E allora vado a vedere, l'ha fatto anche Favijuei. Ma visto che io ho saltato le parti perché non avevo tempo di guardare il mio amico Favijuei, no, mi dispiace, non potevo guardare Favijuei. Mi dispiace, scusa Favijuei. Scusa Favijuei se non ho visto tutti i video, però... Allora, aspetta che mi pulisco il naso. Mi c'è il naso tutto appannato, tutto in schifo. In schifo, senti di capperotti. Mio amico Favijuei mi sembra di averlo tradito. Io non voglio tradire il mio amico Favijuei, perché io amo Favijuei. Comunque, siamo arrivati finalmente, siamo arrivati. Allora, noi abbiamo qua un documento blu che c'è scritto 17 settembre 2013 e vediamo, è oggetto attività illegali nella clinica psichiatra Murkoff. Non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano, mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica Murkoff di Mount Massive. Non faccio in tempo a leggere. Allora, abbiamo la telecamera, vediamo se funziona la telecamera. Accendiamo questa bella telecamera. Funziona. C'è anche lo zoom. Ma che bello. Cos'è questa visione qua brutta, tutta mistica? Allora, scendiamo dalla macchina, perché io sono un maggiorenne e ho già la macchina. Vedete, siete voi che siete noob. Io sono maggiorenne e posso... Gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo tacchino, dalle porte. Il tuo tacchino contiene note e non c'è niente, però contiene l'informatore. Boh, non ho capito. Vabbè, devo andare qua. Sono chiusi i cancelli. Non posso fuggire. Favijuei, come hai fatto tu, Favijuei? Allora, vediamo i tasti, perché io devo provare un po' i tasti. Allora, il rosso si abbassa. Questo qua c'è lo schermo. Vedete, c'è niente. Qua non c'è niente. Una cassetta, vediamo qua. Una luce. Vediamo dove posso andare. Fatto bene il gioco, mi piace. Mi piace, è tanto bello. Ma questo mi ha detto che fa paura. Cioè, mio cugino, sentite che roba. Mi ha detto, qua t'ammazzi, qua muori. Io muoio, ma come faccio a morire? Io ho Dead Space, sono andato avanti, non mi hanno fatto niente. Figurati se muoio, mi muoio per questo gioco. Ma quello è pazzo. Solo a guardare questo posto mi viene il vomito. Il manicomio di Mount Massive, chiuso nel 1971 per uno scandaloso messo a tacere del governo, ha riaperto con il nome di Clinica Psichiatrica Bastardi.
Mamma mia, mi fa ridere sto gioco. Ma figurati se fa paura questo gioco. Cioè adesso prendo il mitra di Call of Duty e faccio vedere io questi zombie qua. Adesso appena lo trovo, appena trovo il mitra di Call of Duty, sono cavoli amari, perché io ho anche il potere delle super granate, perché io in Call of Duty ho messo tutte le mie abilità attive e sono potente. Figurati se mi fanno paura un giochino dove vai in giro con la telecamera. Ma ti pare? Ma ti pare? Ma questo è matto! Questo è mio cugino, è matto! Qua com'è? Mi ha detto premi X, premi il blu per andare avanti, qua è tutto chiuso, ma il carretto J deve trovare il modo per entrare, perché altrimenti come faccio a giocare se non trovo il modo di entrare? Comunque, bambini, oggi sono felice perché, beh, il mio cugino Capobastone mi ha regalato questo gioco Outlast e mi ha detto: guarda, ti faccio il regalo di compleanno anticipato, tieni Outlast. Scusatemi, sto male, c'è il mal di gola, mi fanno male le narici. Ieri ho sputato una roba verde, non so cos'è, però è stata brutta perché sono andato lì, ero in camera, ho fatto PIU! È uscita la tartaruga ninja dal naso. È uscita la tartaruga ninja dal naso che penzolava, penzola proprio. Mamma mia. Comunque andiamo su qua, vediamo, salta in alto, però arrampicati. Vediamo qua dove devo andare. Mi sa che qua è la strada giusta, eh? Perché devo andare qua. Allora, vediamo. Ah, c'è una finestra aperta. Vediamo qua cosa c'è. Ah! Mamma mia. Mamma mia. Mi fu piccata addosso, però vabbè, si è spenta la luce, non è niente di che, dai. Mi ha detto che era un po' pauroso, mi ha detto: ma fregati, ma questo mi piglia in giro perché mio cugino mi prende in giro e non mi frega questa volta, perché lo so che qua, appena trovo l'arma di Call of Duty, l'MP5, vi faccio vedere io chi è il più forte, capito? Vi faccio vedere io, perché adesso devo vedere qua la stanza. Vediamo cosa c'è qua. Allora, ah! Attraversare la stretta, muoviti verso casa. Allora, vediamo qua cosa c'è. Vediamo un computer qua. Ah, la batteria, mi ha detto di prendere le batterie perché dopo la telecamera si scarica. Ma qua la telecamera non si scarica, quindi non capisco perché mi fa prendere le batterie. Che me ne faccio delle batterie se poi la telecamera non si scarica? Ah, guarda, guarda, un altro fascicolo. Ma dov'è che fa paura questo gioco? Ma questo gioco dovrebbe far paura. Ma che fa paura? Che osa? Ma cosa fa paura? Ma io mi mangio l'ovetto adesso. Aspetta che mi scarto l'ovetto, così me lo mangio. Ah, mi ha detto che così si può sporgere, si può sporgere e guardare durante gli angoli se c'è qualche malintenzionato. Vediamo qua, c'è del sangue, vediamo, per raggiungere il condotto da reazione. E gli hanno detto, vabbè, comunque devo saltare qua, vediamo. Ma mi sento male. Ma che è questo?
Ma chi è questo? Non mi ha visto, meno male. Meno male perché non c'ho ancora l'MP5. Appena prendo un'arma di Call of Duty, poi gli sparo, Non vi preoccupate, che sicuramente in un gioco così c'è l'arma. Perché se non c'è l'arma in un gioco così, fa scafo, fa schifo. Un gioco così che senza le armi fa schifo. Gaga.